Oggi andremo ad analizzare tutte le sfide che dovrà affrontare il governo da qui a un anno. Ma prima facciamo un passo indietro. Il 15 settembre del 2008, alle ore 13.45, ora italiana, Lehman Brothers dichiara bancarotta. Lehman Brothers era una famosa banca di investimento americana e per prima fece scoppiare la bolla del mercato immobiliare. Le origini di questa bolla ancora non sono chiare. C'è chi dice che derivi dall'attentato dell'11 settembre e c'è chi afferma che derivi da una forte deregolamentazione del mercato finanziario. Poi c'è una terza parte che comprende le due ipotesi iniziali. Tutto quello che sappiamo precisamente però è che allo scoppio di questa bolla il mercato finanziario crollò, non solo in America, ma anche in tutto il resto del mondo, sia perché ormai l'economia è molto interconnessa e quindi è facilmente trasferibile una crisi da un paese all'altro, ma anche perché le banche sia americane che quelle europee avevano dei forti buchi in bilancio che avevano difficoltà a riempire e quindi la crisi si propagò molto velocemente. Arriva il 2009 e mentre l'Europa e il Fondo Monetario Internazionale cercavano di salvare Irlanda, Portogallo e Grecia, Tremonti fu eletto uomo dell'anno per il Sole 24 Ore per aver retto alla crisi in modo eccelso. Nel frattempo la crisi che caratterizzava il mercato finanziario si propagò anche all'economia reale, abbattendo consumi e investimenti. Nel 2011 crolla la fiducia degli investitori internazionali e così nel dibattito pubblico compare per la prima volta la parola spread. Nel frattempo, per far aumentare la fiducia negli investitori e negli elettori, Berlusconi dichiara questo. Noi siamo veramente un'economia forte, la terza economia europea, la settima economia del mondo. La vita in Italia è la vita di un paese benestante. In tutte le occasioni questo si dimostra, i consumi non sono diminuiti. I ristoranti sono pieni, gli aerei bisogna con fatica si riesce a prenotare dei posti, i posti di vacanze nei ponti sono assolutamente iperprenotati. Dopo varie vicissitudini politiche arriva Mario Monti che si pone l'obiettivo di diminuire la spesa pubblica e aumentare le tasse. Una delle riforme più famose sarà quella sicuramente delle pensioni che prenderà il nome di legge Fornero. Sull'operato di Mario Monti l'opinione pubblica si spacca. C'è chi dice che non è riuscito a completare il suo lavoro e che è stato troppo blando e c'è chi dice invece che le sue cure sono state praticamente un veleno per l'economia italiana. Il 26 luglio 2012 Draghi annuncia una frase iconica per il mondo dell'economia. The ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough. Grazie a questo intervento gli spread scesero di colpo e anche se Draghi non fu esplicito, si capì che sarebbe intervenuta la BCE per risolvere questa crisi. Così nel 2015 inizia il quantitative easing e il PIL delle nazioni più in difficoltà, tra cui anche l'Italia, inizia ad aumentare. Qui una piccola precisazione, il PIL dell'Italia è aumentato soprattutto grazie all'export, segno del fatto che l'Italia è cresciuta grazie soprattutto alla crescita delle altre nazioni e non al lavoro svolto per bene dai vari governi che gli sono succeduti. E arriviamo al 2018, all'estate del 2018, dove nasce il sito Miles, www.milesfood.it, se volete vedere cosa sto facendo nel frattempo, ma bando alle marchette e arriviamo ai giorni nostri con una crescita che adesso sta andando a ribasso. Dopo qualche anno di recupero dalla crisi, ci sarà un bel lavoro per il governo cercare di aumentare di nuovo questo PIL che sta andando in discesa, che probabilmente questa discesa durerà per un po' di tempo, insomma, perché alcuni economisti prevedono comunque una recessione globale da qui a poco tempo e lì saranno un po' cazzi. Però, senza vedere troppo in là, adesso analizziamo la situazione che il governo dovrà affrontare da qui a un anno, divisa per tappe. E quindi andiamo di calendario. Iniziamo subito con il 27 settembre, giorno in cui il governo dovrà affrontare la nota di aggiornamento del DEF. DEF è un acronimo e sta per Documento di Economia e Finanze. Praticamente in questo documento è presente un enorme budget dove si decide cosa lo Stato farà e non farà a livello economico. Si stila ogni aprile e ogni settembre c'è una nota di aggiornamento dove rivede gli obiettivi prefissati e li aggiorna a quello che vuole fare successivamente. Ovviamente il DEF ad aprile lo ha compilato il governo Gentiloni e adesso il governo del cambiamento, non è mai virgolettato abbastanza questa parola, dovrà aggiornare questo documento inserendo i suoi obiettivi politici. È un momento molto importante e da non sottovalutare perché gli investitori si potranno rendere conto se questo governo è affidabile a livello finanziario. E arriviamo a ottobre, mese abbastanza caldo, infatti il 15 ottobre il governo dovrà presentare alla Commissione Europea e all'Eurogruppo questa nota di aggiornamento
aggiornamento del DEF ed entro il 20 ottobre dovrà presentare alle Camere un disegno di legge di questo documento di economia e finanza. S&P e Moody's sono due agenzie di rating e rispettivamente il 26 e il 31 ottobre annunceranno il loro giudizio nei confronti dell'Italia e le sue finanze. Prima di analizzare la data successiva, soffermiamoci un attimo sul ruolo delle agenzie di rating, perché nell'opinione pubblica c'è molta confusione. Le agenzie di rating sono delle società private e la loro attività è proprio quella di emettere dei giudizi. Questi giudizi non sono rivolti solo agli stati nazionali e alle loro economie, ma si rivolgono anche alle banche, a società private e anche delle istituzioni finanziarie. Ma precisamente a cosa servono questi giudizi e a chi servono? Partiamo prima da un esempio. Un bel giorno si presentano all'improvviso davanti a te due persone. Una ti chiede 10 euro e tra un mese ti promette di ridartene 100. La seconda te ne chiede invece 20 e tra un mese ti promette di ridartene 80. Che sceglieresti? A meno che non sia un fesso la prima opzione, perché ovviamente ti farà guadagnare di più. Un attimo prima di dare i soldi alla prima persona arriva un tizio con degli occhiali magici. Indossi questi occhiali e vedi che il primo ragazzo ha 2000 euro di debiti e la moglie lo sta lasciando. Il secondo ragazzo invece è tutto quello di cui si potrebbe sperare in un'esistenza. Lavoro ben retribuito, una barca a vela, moglie e due figli, uno maschio e una femmina, casa al mare, casa in montagna, ma non dimentichiamoci dell'importanza di avere una barca a vela. Ora, a chi dareste i soldi? Per i più ingenui vi do un indizio. Molto probabilmente scegliereste la seconda opzione, perché è più sicuro che vi ridarà indietro quei soldi. Morale della favola è che le agenzie di rating aiutano gli investitori nelle loro scelte di investimento, fornendogli dati e giudizi in modo che le loro scelte siano il più razionali possibili. E inoltre che avere una barca a vela è fondamentale nella vita. Dopo aver spiegato a cosa servono, vediamo di toglierci due altri dubbi. La prima è perché sono delle società private. Infatti, molti politici, soprattutto i populisti, inorridiscono a questa cosa che queste agenzie di rating sono delle società private. E la spiegazione è molto semplice. Pensate se queste agenzie che devono monitorare gli stati fossero controllate dagli stati stessi. Ovviamente è una situazione assurda nel quale il controllante controlla il controllore. Ovviamente per rendere tutto più imparziale le società di rating sono private, ma comunque soggette a determinate leggi, perché ovviamente nessuno è sopra la legge. Un'altra colpa viene mossa a queste agenzie di rating, soprattutto da chi di economia non ne mastica, e quindi i politici. Molto spesso viene affermato che queste agenzie di rating non formulano dei giudizi esatti. Ora, sapete meglio di me, se avete visto il mio primo video, che l'economia non è una scienza esatta. Quindi possiamo applicare tutte le formule che vogliamo, ma non ci sarà mai un dato che metta d'accordo tutti. Senza considerare il fatto che le agenzie di rating sono fatte da esseri umani e gli esseri umani possono sbagliare. Ma il tema della formulazione dei giudizi esatti lo voglio prendere con un'altra prospettiva. Così può andare. Potrà sembrare banale, ma per esprimere giudizi hai bisogno di un asset importante, e cioè la credibilità. Un conto se un giudizio finanziario me lo esprime un businessman in giacca e cravatta, e un conto se me lo esprime il paninaro dietro casa. Con tutto il rispetto del paninaro. Nella teoria dei giochi si parlerebbe di commitment, cioè di impegno. Nel senso che se un'agenzia di rating ha come suo asset importante la credibilità, si impegnerà per non perderlo, altrimenti se lo perde ovviamente perde il suo lavoro. Quindi è già nei suoi interessi non fornire dei giudizi sbagliati, altrimenti fallirebbe perché non ci sarebbe nessuno che gli crederebbe più. E inoltre abbiamo visto che le agenzie sono d'aiuto agli investitori e non agli stati, quindi saranno gli investitori a giudicare se quel determinato giudizio sia attendibile o meno. Se è attendibile, quello è, non c'è nulla di giusto o sbagliato. A ottobre, in un giorno ancora non specificato, la BCE inizierà a ridurre progressivamente il quantitative easing. Fino a settembre la BCE acquistava nel mercato ben 30 miliardi di titoli di Stato. Da ottobre inizierà con 15, a novembre con 10, a dicembre 5, per poi cessare a gennaio di questo acquisto di titoli di Stato pubblici all'interno del mercato. Il 30 novembre poi dovremo aspettare il giudizio della Commissione europea sul DEF presentato il 15 ottobre. E vedremo come si comporterà il governo in questa occasione. Probabilmente non ci saranno buone notizie, visto le premesse di questi giorni. Vedremo cosa accadrà. E inoltre, ovviamente, a novembre, come ricordato prima, ci sarà un'ulteriore diminuzione del quantitative easing, che poi vedremo successivamente cos'è in breve. Infine, entro il 31 dicembre, le Camere dovranno approvare il disegno di legge presentato il 30 ottobre su per quanto riguarda il documento di economia e finanze. A gennaio terminerà il quantitative easing. Non sappiamo ancora la data, perché è a discrezione della BCE
in base anche all'andamento dell'economia europea in questi 3 mesi che mancano fino alla cessazione del quantitative easing. Cos'è il quantitative easing in breve, senza andare troppo in dettaglio perché non è questo il tema del video? Il quantitative easing nasce praticamente da Milton Friedman con la sua corrente monetarista. Corrente monetarista che può essere rappresentata con una semplice formula, che poi a complicarla quanto vuoi fino a raggiungere il premio Nobel che Friedman effettivamente prese. Se si vogliono descrivere i monetaristi in un'unica formula, praticamente possiamo utilizzare questa. Cosa ci dice questa formula? P per Q sono prezzo per quantità e ci indica in maniera generale il PIL di una nazione. M per V sono la quantità di moneta all'interno del mercato e V è la velocità degli scambi di questa moneta all'interno del mercato. Cosa dicono i monetaristi? Che l'economia può essere influenzata tramite appunto la quantità di moneta e quindi se io aumento M e V rimane costante, il mio PIL dovrà necessariamente aumentare e aumenterà o con un aumento di Q o molto più probabilmente un aumento dei prezzi e quindi un aumento dell'inflazione. E ciò che è stato fatto con il quantitative easing della BCE sotto una formula. Poi le modalità sono molto più complesse e ripeto che non voglio analizzarle in questo momento. Perché ha utilizzato il quantitative easing all'interno dell'economia europea? Perché tra il 2012 e il 2013 l'Europa stava andando in deflazione. Inoltre c'era anche un problema di prodotto interno lordo delle nazioni che era molto basso. Quindi con un'unica azione la BCE si prefigurava di aumentare l'inflazione e di aumentare il PIL. E come abbiamo visto è tutto quello che succede in questa formula. Se aumento la quantità di moneta tramite il quantitative easing, mi aumenta sia il PIL generale delle nazioni, ma anche il prezzo dei prodotti e quindi aumenta l'inflazione. Ed è più o meno quello che successe tra il 2015 e oggi. Infatti l'inflazione da negativa che era nel 2014 arriva adesso ad essere intorno al 2%, che come noi sappiamo è un obiettivo prefissato dalla BCE nella sua politica monetaria. E inoltre è riuscita anche a raggiungere una certa stimolazione dell'economia. Però visti i miracoli che ha fatto il quantitative easing, perché si vuole smettere? Perché è come drogare l'economia, questa non è una situazione normale. Il 29 marzo ci sarà la Brexit, quindi non avremo più tra le scatole quei maledetti inglesi. No, scherzo, è un momento molto importante, chissà cosa succederà e probabilmente avrà ripercussioni anche sulla nostra economia e sull'economia dell'intera Eurozona. A maggio, dal 23 al 26 maggio, ci saranno le elezioni europee e lì anche ci sarà da ridere e anche da piangere, se vogliamo, dipende dagli schieramenti politici. E sarà anche un momento importante perché lì, si sa, nei comizi si sprecano le dichiarazioni e le promesse elettorali e speriamo che siano abbastanza prudenti perché la situazione non è delle migliori. Data molto importante, e qui chiudiamo l'anno, il 31 ottobre del 2019 Draghi uscirà dal comando della BCE e lì saranno cazzi perché molto probabilmente lo sostituirà un tedesco e la sua politica monetaria sarà molto più dura. Ed è questo il riassunto economico che ci aspetterà da qui a un anno, racchiuso in momenti salienti, diciamo. Speriamo che non si raggiungano altri di grave entità. Con questo ho concluso e ci vediamo nel prossimo video. Dai.